maggior ragione che c'è 24 anni. Cioè, su questo devo dire, benché sia un sostenitore dell'IVA, credo che il percorso non sia stato lineare. Gli oncologi non ci hanno dato molte aspettative in quel caso. Che significa non aspettative? Nel senso che non vedevano una grossa aspettativa di una domanda, per cui è stato discusso sto cazzo e c'era questa opportunità. E voglio dire, tutti i casi che si portano a IVE sono tutti casi che hanno fatto necessariamente una riadiuvante. Sì, e noi proprio su questo noi ci stiamo partendo, io ne ho discusso con Martin a Manchester, ne ho discusso proprio giovedì con quelli dell'Alto di Nanzi, con una serie di colleghi, Verona, Caserta, Reggio Emilia. Noi, perché possiamo confrontare i dati, dobbiamo seguire dei protocolli precisi, altrimenti io ho dei casi meravigliosi, spettacolari, sono da 4 anni che sopravvissuti in una situazione veramente terribile, però come tu hai detto, se parliamo di singoli casi non possiamo fare, se vogliamo fare la scienza, vogliamo fare qualcosa che serva, dobbiamo portare i numeri, e per portare i numeri dobbiamo portare casi confrontabili con casistiche confrontabili, e una delle caratteristiche per le quali si è discusso è che il paziente che deve essere sottoposto a IVE e deve essere un paziente che deve fare prima una neoadiuvante. E Martin, voi sapete, Robert Martin è quello che l'ha proposta, è quello che il collega che ha 200 casi trattanti, l'aveva proposta a 6 mesi di neoadiuvante e poi trattamento. Probabilmente 6 mesi sono troppi, bisognerà fare 3 mesi di trattamento e poi, se il paziente non è resecabile, tu gli fai dire. Solo così noi avremo la possibilità di poter dire la tecnica è valida, altrimenti potremmo solamente esprimere impressioni personali su casi, ma non fare più un discorso di tipo scientifico. Quindi assolutamente la neoadiuvante, tra parentesi, è un dato riconosciuto che nei tumori del pancreas, borderline, septal, ormai avanzati, andrebbe fatta, va fatta, e tra parentesi, in molti casi, io adesso ve lo dirò tutto, cui sono resecabili i pazienti, ma che ci sono dei fattori di rischio estremamente alti, adesso si pensa di doverli trattare. Perché? Perché il tumore del pancreas non è una malattia che è localizzata solo al pancreas, quando noi la scopriamo è già avanzata, è già sistemica, quindi noi abbiamo la necessità di usare delle armi. Chiunque di noi sa che purtroppo quando un paziente arriva e fa la diagnosi di tumore del pancreas ha già una scadenza. Se lo vuole resecare, c'ha una scadenza estremamente breve, ma pure se lo operi, anche i resecati, lo sappiamo benissimo, a 5 anni la sopravvivenza è bassissima, per cui è una malattia su cui noi ancora abbiamo molto da scoprire e non possiamo pensare di trattare gli ammalati così come vengono, dobbiamo seguire delle linee precise, altrimenti non raggiungeremo mai dei risultati soddisfacenti. Questo è quello che, per cui questa ragazza, che sicuramente è un caso interessante, ho visto le foto, quelle immagini che ha fatto, era già non resecabile di principio. Sì, chirurgia si può fare, puoi fare la costruzione venosa, la costruzione arteriosa, ma onor del vero, se dobbiamo fare il gesto tecnico, ok, facciamo in quanto siamo bravi, quanto siamo belli, l'abbiamo fatto. Forse non si può parlare, avrebbe avuto senso e a quelle tante. Tu mi hai fatto dire che c'è l'infiltrazione del tronco cilico, c'è l'infiltrazione della vena mesenterica. A 24 anni sì, poteva essere un gesto estremo. Vediamo se riusciamo a fare un downstaging e poi discutiamo, sono felice.
sono felice di avermi dato grande oggi, perché questa è l'occasione per poter parlare di questo. Di fare il tuo, di fare la chirurgia allargata, non di fare. Vabbè, andiamo avanti, però giustamente ci ripetiamo. L'argomento è estremamente interessante. Io ho avuto questo compito da Luciano di parlarvi un po' di quando operare e quando non operare i pazienti, sia col carcinoma biliare sia con il tumore del pancreas. Voi sapete tutti quanti che il carcinoma delle vie biliari ha, diciamo, quattro localizzazioni, quattro distinzioni. Uno è quello intraepatico, uno è quello del pilare, il cosiddetto tumore di Klatskin, poi c'è quello distale della via biliare, che praticamente è assimilabile al tumore del pancreas, e il tumore della colecisti. Vi ho segnato questa epidemiologia solamente per farvi vedere come in queste situazioni i maschi purtroppo sono quelli maggiormente interessanti. Questa cosa nel corso di questi ultimi periodi sta aumentando, mentre le donne avranno tanti altri problemi, ma il colangiocarcinoma se ne stanno distaccando. I fattori di rischio, anche questo è estremamente interessante, ce ne sono tantissimi, anche di tantissimi estremamente frequenti, e probabilmente loro, perché sono così frequenti, non avranno nemmeno quella importanza. Oramai siamo subissati da una serie di fattori di rischio a tutti i livelli per tante malattie, e quindi forse perdono anche il loro significato. Le linee guida sia dell'ESMO, sia dell'NCCN, sia dell'AIM praticamente riportano tutte le stesse indicazioni. Dopo un'attenta valutazione che prevede che cosa? L'asse vascolare, ovviamente, sia venoso che arterioso, e l'estensione della malattia. Poi quello che si deve fare è sempre un intervento chirurgico che, a maggior ragione nel colangiocarcinoma, deve essere radicale, deve essere R0. Perché? Perché purtroppo questi avvalati sono rarissimi, che si possono operare, sono estremamente, ma non hanno speranza di sopravvivere se tu non fai un R0. E devo dire, a 5 anni hanno una sopravvivenza migliore sicuramente di quelli del pancreas. Nel caso del colangiocarcinoma intraepatico, ovviamente sono assimilati all'epatocarcinoma. Che cosa deve fare? Una resezione epatica, che sia una resezione epatica a destra o a sinistra, o eventualmente allargata, ma deve essere, ripeto, un R0. In questo caso cosa contro l'invasione dei vasi venosi delle sovraepatiche, ma quello che conta per poterlo resecare, voi sapete, è il problema del parenchima residuo. Se il parenchima residuo non è almeno del 40%, purtroppo il paziente avrà un'insufficienza epatica postoperatoria, e allora si fa tutto il discorso dell'embolizzazione dell'operatorio, la media cardiologica, che gli dà maggiore chance. Qual è la motivazione per cui un paziente con colangiocarcinoma intraepatico non possa resecare? Che ci sia una metastasi a distanza è estremamente intuitivo, lo sappiamo. Che ci sia una carcinosi mi sembra anche questo intuitivo, però ci sono due fattori importanti, cioè che se andiamo al di fuori dei linfonodi regionali e se abbiamo una multifocalità, probabilmente quello è un paziente che non possiamo trattare. I linfonodi regionali, ovviamente, in base a dove si trova, è chiaro ed è naturale che se ci troviamo a destra, cioè nel fegato di destra, non potremo parlare di regionali se saranno interessati i linfonodi di gastro e ipoici a sinistra, invece, che sono ovviamente di interesse tipicamente del fegato di sinistra. Quindi se noi troviamo un linfonodo aortocavale o un linfonodo, per esempio, retropancreatico del margine inferiore, probabilmente ci troviamo sicuramente davanti a una malattia avanzata, e quindi è un paziente che non dovrà essere resecato. Per quanto riguarda invece il tumore di Klatskin, anche questo, la sopravvivenza a 5 anni è la stessa, ma vedete che se è un R1, cioè se c'è residuo di malattia, la sopravvivenza scende in un modo impressionante. Anche in questo caso devo dire che la possibilità di resecare è estremamente, estremamente rara, e c'è una mortalità altissima. Ma quello che è importante è che in alcuni casi, quando c'è interessamento della porta e l'interessamento del ramo principale della porta, o c'è un interessamento del ramo controlaterale a dove dobbiamo fare la resezione, ovviamente è intuitivo che noi non dovremmo fare una resezione chirurgica, e se c'è interessamento dell'arteria ci troviamo nelle stesse condizioni.
per cui noi dobbiamo fare un'epatectomia destra del tratto interessato della via biliare, ma non ci possiamo estendere dall'altro lato per i motivi ovvi che non possiamo lasciare un fegato residuo che non sia sufficiente. Il tratto di fegato che noi andiamo a togliere, forse sto parlando troppo vicino, deve richiedere inevitabilmente una valutazione preoperatoria di io il telefono non ce l'ho proprio, l'ho messo a caricare, quindi sta dall'altra parte. Per cui secondo la classificazione di Bismuth, che oramai è quella che seguiamo tutti, il tipo 4 ovviamente non è assolutamente resecabile. Quando si fa un tumore di Klatskin bisogna sempre fare un'esenzione del caudato, perché oramai sappiamo che il caudato ha una connessione diretta con il crocicchio epatico, e quindi se non facciamo una lesione del caudato non faremo R0. Per cui se c'è un interessamento del crocicchio che va anche nel lato opposto, noi ci troviamo davanti a un tumore che non è resecabile. Per quanto riguarda l'infiltrazione portale, già l'abbiamo detto, non è una controindicazione l'infiltrazione di un ramo della porta che si può ricostruire, è una controindicazione la controlateralità, così come una controindicazione, diciamo prima, il ramo principale della porta. I linfonodi anche in questo caso non devono essere interessati quelli interporto cavali, altrimenti ci troviamo davanti ad un tumore avanzato, non resecabile, una malattia che si estende al di là del fegato e della via biliare, è una malattia che non va resecata. Il concetto del volume residuo già ve l'ho detto. Passiamo quindi al tumore della colecisti, dove è qua un discorso che si apre moltissimo, perché altro si apre per quando noi ci troviamo davanti a un tumore che per caso lo scopriamo in corso di una laparoscopia per una patologia benigna. Beh, in quei casi noi abbiamo l'obbligo di fare una colostectomia associata al segmento 4 e al segmento 5, ma qualora noi sappiamo prima di avere il sospetto, attenzione, non dovremmo mai fare una resezione per via laparoscopica, ma dobbiamo passare a una laparotomia. Si sa che una delle controindicazioni alla laparoscopia è la presenza di una neoplasia, e generalmente una neoplasia avanzata, quindi non per motivi di incapacità ma per motivi tecnici andrebbe sempre convertita in laparotomia. Anche in questo caso, se i linfonodi vanno oltre i linfonodi regionali, noi ci troviamo davanti ad una malattia che assolutamente non c'ha più indicazione di R0, così come invece l'associazione del tumore all'interessamento, per esempio, del colon non è una controindicazione assoluta alla resezione in bloc della malattia. Che cosa fare quando noi operiamo una paziente? Lo sappiamo dopo l'esame istologico, assolutamente noi dobbiamo riprendere l'ammalato, solamente nel caso dello stadio 1A siamo autorizzati a non fare assolutamente nulla. Ma nei criteri di resecabilità, attenzione, qua ritorniamo in un concetto che è un concetto di tipo medico e non chirurgico, ed è pure il concetto che poi riprenderemo anche per il tumore del pancreas. Ci sono dei casi che non vanno resecati perché il paziente non è in condizione di ricevere una resezione chirurgica maggiore. Questo ce lo dobbiamo dire, perché molto spesso, proprio ultimamente, io sentivo un collega che diceva: l'intervento è andato bene, e io mi stavo con le gracie, ma il paziente è morto, quindi perché a lui è andato male. Dice no, non ha avuto complicanze chirurgiche. In realtà, se noi facciamo un intervento chirurgico, tecnicamente lo portiamo avanti, ma l'altro non riesce a sopportarlo, non ha senso. Quindi le condizioni generali del paziente sono un fatto importante. Se noi sappiamo che ci sono interventi che, benché condotti in modo corretto, vanno male, e quel caso vuol dire che dobbiamo fare qualcosa di diverso. Passiamo a pancreas, che voi sapete è quello che poi mi piace in modo particolare, e inutile dirvi perché il pancreas sia così rischioso avere un tumore del pancreas, perché quando ci si ammala, come dicevo prima, noi andiamo a scadenza, perché purtroppo l'anatomia del pancreas è un'anatomia estremamente complicata. Stiamo praticamente al centro dell'addome, in continuità con tanti di quegli organi, di quei visceri, di quei vasi, che purtroppo quando si manifesta già abbiamo una fase
avanzata, per cui solo il 20%, lo sapete tutti quanti voi, si può operare. La sopravvivenza a distanza ed estremamente bassa ed è chiaramente migliore nella testa, perché le cose vanno nettamente peggio, perché purtroppo le troviamo sempre in fase ancora più avanzata, mentre abbiamo l'ittero per la testa che ci può, forse ci può far arrivare un poco prima, nella testa arriviamo quando c'è il dolore e molto spesso andiamo a operare anche quando la tracker ci dice che sono operabili e troviamo infiltrazione di strutture e di organi vicini, come può essere il colon, il digiuno, vi posso assicurare che purtroppo poi anche se voi fate la resezione il post-operatorio non è come quelli che voi desiderate e spesso si hanno anche dei cattivi risultati. Per cui attenzione alla coda, perché è chirurgicamente più facile resecarla, ma ci dà risultati peggiori. Sicuramente noi non possiamo resecare il dolore del pancreas se abbiamo una metastasi al fegato, se abbiamo una metastasi in altri organi, non lo possiamo resecare, in particolare se c'è un interessamento dei vasi o meglio. In queste situazioni inizia una discussione che si porta avanti fra centri che si interessano di pancreas, se e quando è il caso di resecare un paziente che ha un interessamento dell'asse venoso o dell'asse arterioso. Come dicevo prima, tecnicamente si può fare tutto, ma in realtà si è dimostrato che quando il paziente ha un interessamento dell'asse venoso e dell'asse arterioso è un paziente che si può giovare probabilmente di una terapia diversa all'inizio. Per cui nel caso del tumore del pancreas noi abbiamo la possibilità di differenziare tre situazioni: la malattia localizzata, che abbiamo detto che per definizione lo standard è quello della chirurgia, tranne in un'occasione che poi vedremo dopo, il borderline resectable e localmente avanzato. Il localmente avanzato sappiamo che è un tumore che ha un'infiltrazione dell'asse venoso al di là dei 180 gradi, c'è un interessamento dell'asse arterioso e in questi casi attenzione, perché è un paziente che noi dobbiamo sospendere qualunque tipo di pensiero verso un trattamento chirurgico. Questi chiaramente sono dei casi di localmente avanzato, c'è una chiusura completa della vena mesenterica superiore, vedete nel secondo caso, e un interessamento a 360 gradi del primo caso. Questi sono pazienti che non vanno resecati da un bleo. Così come in questo caso dove è infiltrata l'arteria e l'arteria epatica. Andando al borderline resectable, invece, la situazione può differenziare da chirurgo a chirurgo. Ci sono dei chirurghi che ritengono di dover intervenire nel borderline resectable perché c'è un interessamento inferiore dell'asse venoso, non c'è un interessamento dell'arteria epatica, ma semmai della gastrodenale. In questo caso, se la gastrodenale è all'origine, allora il discorso si assimila all'arteria epatica, se invece è dopo l'origine, non ha importanza, perché voi sapete che la gastrodenale va legata e sezionata in corso di idiodema cefalorachiosettomia. Io credo invece che anche in questo caso, tranne i casi estremamente selezionati, il paziente non vada operato, vada inviato all'oncologo, perché ormai è dimostrato che i risultati sono nettamente migliori. Diverso è se noi abbiamo un'infiltrazione per esempio di vene o arteria splenica nel caso di un tumore della coda, perché arterie e vene vanno resecati e vanno portati insieme al pezzo via, e quindi questo sicuramente non è una controindicazione all'intervento chirurgico. In corso però di un intervento chirurgico portato al tavolo perché il paziente è resecabile, praticamente non c'è infiltrazione, per esempio in questo caso io ho trovato un'infiltrazione della vena cava. E allora in quel caso che fare, resichi o non resichi? In linea teorica ma anche pratica è molto più facile resecare una parziale infiltrazione della cava che non un'infiltrazione della porta, e i risultati in questo caso sono nettamente superiori. Ma quando si reseca un tumore del pancreas bisogna stare attenti, perché bisogna resecare avendo tre margini che sono negativi: il margine di resezione pancreatico, quello biliare, ma anche quello circonferenziale. Se noi non rispettiamo queste tre situazioni,
quindi andiamo a tavolo operatorio e ci rendiamo conto che tutto questo non è possibile, non possiamo parlare zero, il paziente non va resecato. Altro discorso importante è la nefrentomia. Noi non facciamo una nefrentomia perché in questo modo migliora la sopravvivenza del paziente, ma la nefrentomia ci dà esattamente un valore di staging. E purtroppo si assistono ancora degli esami istologici dove non vengono segnati adeguatamente i numeri dei linfonodi e in particolare il rapporto fra positivi e negativi. Quello è un dato importantissimo, non solo per noi per comprendere che tipo di sezione abbiamo fatto, ma all'oncologo per capire che tipo di terapia fare. Per cui c'è stato tutto un discorso su che tipo di nefrectomia, fra quella standard, quella estesa o quella radicale. In linea teorica poi bisogna portare via i linfonodi che sono di pertinenza di quel tumore regionale, ma attenzione, significa che se siamo a sinistra, cioè sul corpo coda, dovremmo resecare quelli del tronco cerebrale, quelli dell'ilosplenico, quelli del sopra pancreatici, retropancreatici, ma anche quelli del bordo sinistro dell'arteria mesenterica superiore. Se siamo invece a destra, siamo sulla destra, dovremmo resecare il bordo destro dell'arteria mesenterica superiore, ma in ogni caso dobbiamo resecare il tronco ciliegico, l'arteria epatica comune, il peduncolo, tutti quelli peritoneali. Il discorso nasce se resecare quelli della che sta gli intercavortici, quelli cosiddetti della stazione 16, che per alcuni sono considerati metastatici. Per cui se in corso di intervento chirurgico dove la vena non è presa, l'arteria non è presa, voi andate a aprire e trovate un linfonodo della stazione 16 metastatico, in linea teorica, alcune linee di pensiero, alcune scuole importanti, ve ne dico una, Verona ritiene di chiudere il malato perché il paziente è considerato metastatico. Questi sono dove la localizzazione 16A sono sotto l'emergenza della renale, i 16B sono invece praticamente sulla problematica dell'arteria. Ebbene, se questi sono positivi, voi dovreste fermare. Però tutto questo è vero, ma è anche vero che se voi vi trovate un tumore del processo uncinato, probabilmente che il 16 sia preso può essere considerato un non metastatico perché sta proprio dietro o lì vicino, e quindi anche in questo caso va fatto un discorso un po' più ampio in relazione a quelle che sono le localizzazioni, quelle che sono le idee del chirurgo stesso. Per esempio in questo caso la topografia del tumore è fondamentale perché noi dobbiamo rapportarci esattamente a che tipo di tumore, ma dov'è. Io credo che se c'è un tumore del processo uncinato, io trovo un linfonodo 16B preso, io lo reso con lo stesso, in assenza di altre, chiaramente, positività. Ma torniamo al concetto di prima, ma vanno resecati sempre tutti quanti. Noi sappiamo che un sacco di pazienti resecati e muoiono, nonostante tutto, entro un anno. Eppure non avevano infiltrato la vena, non avevano infiltrato l'arteria. Qualcuno, semmai, si scopre dopo nel sorgio come era un R1, ma in realtà sono pazienti con un tumore particolarmente aggressivo o che hanno delle condizioni in cui il tumore era probabilmente già più avanti di quello che si dimostrava. Sono stati fatti degli studi su questo, si è visto che per esempio il paziente che arriva al tavolo operatorio con un CA19 molto alto, al di sopra del cutoff di 250-300, probabilmente è un paziente che sta in progressione già. È un paziente che quindi andrà male, oppure ci sono altri fattori di rischio come il tempo di permanenza dell'ittero, ovviamente il grading della malattia, l'età del paziente, e addirittura Cameron ha fatto una classificazione di quali sono i casi in cui il paziente non andrebbe resecato, guardando le dimensioni, l'età del paziente, le eventuali comorbidità. E su questo quindi c'è tutta una linea di pensiero che prevede anche in questo caso una terapia neoadiuvante, perché lo sappiamo tutti, ci sono diversi oncologi qua con noi, perché voi avete la possibilità in ogni caso non solo di avere un effetto sulla malattia, avete la possibilità di vedere se ha un down staging, ma avete anche la possibilità di capire quali sono quelli che stanno già in progressione, andranno in progressione, per cui non vi daranno assolutamente nessun tipo di risultato. Quindi la neoadiuvante ha un'importanza notevole,
e si potrà discutere su quale tipo di ciclo da fare, ma va rivista alle luci delle nuove idee, anche delle nuove informazioni riguardanti la genetica del tumore del pancreas. A questo punto, che cosa fare nei tumori che non sono resecabili, nei localmente avanzati, trattati anche con chemioterapia? Prima il dottor Tarantino ci ha detto in modo brillantissimo che cos'è l'IDE, che quando la si può applicare. Io l'ho fatto, ne ho fatti 6 casi, il primo l'ho fatto nel 2012 e devo dire che è deceduto a agosto di quest'anno, quindi dopo 4 anni, il tumore del corpo del pancreas che infiltrava i vasi in modo importante. Ebbene, credo che l'IDE ci dia una grande chance. La cosa eccezionale è che questo paziente non solo è sopravvissuto 4 anni, ma ha avuto nell'immediato post-operatorio la scomparsa del dolore. Però tutto questo non serve a dire che assolutamente dobbiamo fare sempre l'IDE, ma ci serve ad avere in mano una metodica da utilizzare quando non possiamo fare altro. Questa è l'evidenza al momento, noi ci dobbiamo basare sull'evidenza. Che poi ci sia l'idea personale che l'IDE possa andare anche oltre, che l'IDE probabilmente può rappresentare un'alternativa e lo potrà essere nei prossimi anni se noi siamo estremamente precisi e scientifici nel modo in cui lo utilizziamo, ci potrà servire perché potremo vedere che quest'IDE in alcuni casi anche alto fronte o in alcuni casi che riteniamo che non ci dia la resezione, non ci porti a grandi risultati, la potremo utilizzare. Il tumore del pancreas al momento è un tumore che ti porta a morte e che non ha una cura reale, radicale, definitiva, per cui si apre a tanti spiragli. Quindi l'elettroporazione, che cos'è, l'avete già vista, è inutile che ve lo dico. Io in questo caso di 4 anni fa ho fatto una biopsia un'altra volta sul pancreas e mi ha dato fibrosi completa. Poi il paziente inevitabilmente continua ad avere la sua evoluzione, cioè l'IDE non è, come ha detto già Luciano, un trattamento radicale definitivo. Si possono anche fare più trattamenti di IDE, ma ha avuto una sterilizzazione almeno sulla coda del pancreas, sembra definitiva. Poi la malattia è proseguita e è morto per metastasi cerebrali, però credo che gli abbiamo dato 4 anni che non avrebbe avuto se non in questo modo, e lo dico a cognizione di causa, che tutti i tumori della coda, che purtroppo, semmai con un intento diverso, perché li porti al tavolo operatorio pensando di poterli operare, poi li trovi infiltrati, hanno avuto una sopravvivenza molto minore di questo che invece non l'ho resecato e che gli ho fatto dire. Ci sarà qua a discutere nei prossimi anni, nei prossimi mesi sulla validità, però ritorno al concetto di prima. O noi stabiliamo dei protocolli precisi oppure non potremo dimostrare assolutamente nulla, non ci dobbiamo far prendere la mano dal voler fare per voler provare, se poi facciamo tanti casi separati. Ultima cosa che voglio dire, una delle altre localizzazioni che sicuramente possibilità per l'IDE è nei casi di recidiva, che voi sapete che la recidiva localizzata ovviamente non ha multiple localizzazione, l'unica recidiva potrebbe essere un'ottima indicazione, anche perché nella recidiva sul mongone pancreatico molto spesso voi non potete riandare.